Gli shock e la paura sono da molto tempo impiegati come armi, come strumenti per far digerire ai cittadini delle misure anche profondamente impopolari. La paura ed il terrore sono armi mentali che vengono utilizzate per piegare le persone. Il panico ci fa poi perdere di lucidità e di conseguenza ci fa reagire in maniera spesso assurda. C'è un video a questo proposito di un esperimento che è stato condotto. È stato fatto con dei topi all'interno di una gabbia alla quale viene fatta passare della corrente sul fondo. Se nella gabbia c'è un solo topo, nel momento in cui passa lo shock elettrico, immediatamente il topo cerca di uscire, di scappare, di fuggire, di salvarsi. Se però nella gabbia viene introdotto un altro topo, nel momento in cui viene fatta passare la corrente elettrica, i due topi non cercano di fuggire, ma cercano di azzannarsi l'un l'altro, si attaccano, diventano particolarmente aggressivi e cercano di colpirsi reciprocamente. Questo è quello che fa il sistema con noi. Ci tiene divisi, ci fa litigare, ci fa azzannare, fra di noi, mentre così, appunto, il sistema impone provvedimenti letali che chiaramente subiamo tutti noi. E a proposito di provvedimenti letali, vorrei riproporre la situazione della Grecia proprio nell'ambito della sanità. Per le analisi e le visite per patologie anche piuttosto significative, la popolazione è costretta a pagare il 25% del costo della prestazione sanitaria. Alcuni accertamenti addirittura sono completamente a carico del cittadino. Ad esempio, se una persona anziana cade e si spacca il femore, deve sostenere l'intero costo, ad esempio, per poter fare i raggi affinché gli venga diagnosticata appunto la rottura ossea. Una simile sorte, fra l'altro, in Grecia tocca anche alle analisi del sangue, piuttosto che alle patologie croniche, che so, come l'asma, come il diabete, per cui i cittadini devono sostenere una copertura di spese pari al 25%, prima era del 10%. Il nuovo pacchetto, fra l'altro, imposto dalla Troica poche settimane fa, ricordo la Troica, Banca Centrale Europea, Comunità Europea e Fondo Monetario Internazionale, prevede che i cittadini paghino di più di tasca proprio per ospedalizzazione, farmaci e persino per le prescrizioni, ovvero per quelle che comunemente chiamiamo ricette. Infatti, il Parlamento ha introdotto un ticket di 25 euro a carico del paziente per l'ammissione in un ospedale statale a partire dal 2014 ed il pagamento per ogni singola ricetta, quindi per farmaci, per visite, per prestazioni, insomma, ogni volta che viene fatta una prescrizione, una ricetta, il cittadino deve pagare 1 euro in più. E già oggi in Grecia ci sono 1.200.000 persone su un totale di circa 11 milioni di abitanti che non possono più permettersi il pagamento delle cure, non possono più accedere alle cure e quindi vengono seguiti, fortunatamente gratuitamente, attraverso le donazioni che determinate associazioni ricevono, dalle organizzazioni non governative nazionali e internazionali. Quindi hanno affidato 1.200.000 persone alla solidarietà di queste organizzazioni non governative, cittadini che non possono più accedere alle cure e che diversamente appunto soffrirebbero di patologie molto gravi oppure sarebbero costretti in alcuni casi anche alla morte. Perché ho voluto portare questo esempio greco? Semplice. Monti ha infatti dichiarato recentemente che la sostenibilità futura dei sistemi sanitari nazionali, compreso il nostro, di cui andiamo fieri, potrebbe non essere garantita se non si individueranno nuove modalità di finanziamento per servizi e prestazioni. Capito bene? Sono sue testuali parole. La sostenibilità futura del servizio sanitario nazionale potrebbe non essere garantita. E di fronte a questo shock, a ben poco è valso il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi per smussare un pochino gli angoli. Si legge: contrariamente a quanto riportato dai media, il presidente ha voluto attirare l'attenzione sulle sfide cui devono far fronte i sistemi sanitari per contrastare l'impatto della crisi. E ancora nel comunicato di Palazzo Chigi: il Presidente non ha messo in questione il finanziamento pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, bensì, riferendosi alla sostenibilità futura, ha
posto l'interrogativo sull'opportunità di affiancare al finanziamento a carico della fiscalità generale forme di finanziamento integrativo, e cioè nuove forme di finanziamento integrativo. Cosa significa? Nuove tasse, sanità a pagamento, assicurazione per poter accedere alle cure mediche, passaggio di mano ai privati per le cure che sono più redditizie? Non è dato sapere. Ma quel che sarebbe giusto sapessimo è che non si tratta per l'ennesima volta di un provvedimento, di una misura partorita da una mente italica. Eh sì, anche questa volta il concepimento dell'idea non è avvenuto nel nostro paese, proprio come per l'innalzamento dell'età pensionabile, per le privatizzazioni, per l'aumento dell'IVA e per l'introduzione del pareggio di bilancio. Ah già, qualche libero economista preferisce la definizione equilibrio di bilancio, quasi come se facesse meno male, ma tanto il contenuto letale non cambia. Ma torniamo alla paternità di questa apparente boutade di Monti. Che butta non è. Già nella primavera del 2011 il Fondo Monetario Internazionale avvertiva dei rischi relativi ai costi per la salute nelle cosiddette economie avanzate. Lo si legge: una maggiore competitività fra le compagnie di assicurazioni potrebbe essere una proposta, anche se non l'unica. Bisognerebbe aumentare l'efficienza del management pubblico e fissare dei limiti di budget. Mi sa che queste le abbiamo già sentite. E allora veniamo più vicino a noi. Pochi mesi fa, ad aprile, il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato la propria posizione sull'argomento, indicando che, virgolettato, la riforma dei sistemi sanitari dovrebbe essere fra le principali priorità dei governi che sono già alle prese con i tagli del debito. Sul documento del Fondo Monetario Internazionale si legge poi che in molti paesi il settore privato gioca un ruolo fondamentale nella salute, ricoprendo l'intero spettro dei servizi di cura, come ospedale, cure primarie e farmaci. Ma non basta, dal momento che il fondo sostiene anche che se un paese opta per un approccio più egualitario per quanto riguarda la sanità, garantendo un pieno accesso alle cure per tutti, indipendentemente dallo stato economico e sociale, allora il governo dovrà affrontare maggiori sforzi e in questo caso le assicurazioni private non garantiscono un ruolo efficace. Capito? Questo è quanto dice il Fondo Monetario Internazionale alle nazioni che sono già alle prese con il taglio dei loro debiti. Ci siamo dentro. Quindi, quando sentiamo Monti parlare della non sostenibilità dell'attuale sistema sanitario italiano, sappiamo chi c'è dietro. In sostanza, l'avvoltoio è un pappagallo. Sì, un pappagallo che ripete ciò che arriva dal Fondo Monetario Internazionale. Ora ne siamo consapevoli. E quando conosciamo una cosa, non dobbiamo temerla. È il sistema, questo sistema, che deve temere noi.